collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Ma come c***o è? Sofia sarà anche una pesantona, ma su Sofia non possiamo dire nulla, perché lei è la prima che si mette in gioco per difendere gli altri e per riappacificare gli animi. E questa cosa, anche dalle altre ragazze, non se la merita. Intanto in corridoio la crisi di Sofia è l'ennesima scusa per rivangare questioni che non hanno nulla a che fare con lei. No, perché non avete la coscienza sporca e non avete le palle di dire che siete egoiste, tirchie e bugiarde. I biscottini ve li mangiate voi, agli altri non le danno. Perché a noi non ce li date i biscottini. Io non ne ho mai visti i biscottini. No, ma cosa? Ma sei vita? Vuoi allontanarti? No, non mi allontano. Non c'è bisogno che urli. Non mi interessa, io perché siete faccia. Tirchie? Perché dovete fare le tirchie sfigate, bugiarde? Federica, perché andate a lasciare tutti e voi me li mangiate in quattro? Ma che persone di... Da siete? Ho paura che Rebecca Matilde scrisino noi per gelosia. Ogni c***o sera mi manca... Ma cosa? C'è la coscienza sporca! Sembra litigare... Oh, basta! Per dei biscottini, quante amicizie rovinate! Ma il collegio deve riprendere in mano la situazione. Con un livello di litigiosità così alto, la gita potrebbe trasformarsi in un incubo. Equivale a silenzio di tomba. Basta! I sorveglianti sono riusciti a raffreddare gli animi, ma per Sofia non basta. L'idea di essere lo zimbello della classe non le va proprio.